Nell'anticipo della 27esima di A, fischia Paparesta, si gioca. Soffre Prandelli, intanto il Parma ha già battuto il corner con il cross di Simplicio. Attenzione, calcio di rigore per il Parma. Fallo di mano di Božinov sul cross di Simplicio, rigore. È pronto Simplicio, la rincorsa del centrocampista brasiliano che spiazza Lobont. Parma in vantaggio al terzo minuto. C'è spazio per Simplicio, il tocco per Morfeo, verticalizzazione per Corradi che scatta sul filo del fuorigioco, esce Lobont, non trattiene il portiere rumeno, attenzione, palla viva per Bresciano, 2-0. Il raddoppio del Parma firmato da Marc Bresciano che approfitta di un'indecisione in uscita bassa di Lobont su Corradi e mette dentro il pallone che porta il Parma sul 2-0. Vince il duello fisico Corradi, allunga per Bresciano nello spazio, il tiro vola Lobont. Come al solito attenzione al sinistro tagliato di Pasquale che mette in mezzo il colpo di testa, il gol di Božinov che riapre la partita, Valery Božinov, Fiorentina che si porta a un gol di distanza dal Parma con il colpo di testa del bulgaro. Le indicazioni di Prandelli, vuole meno spazio tra i reparti, intanto Kroldrup ha già battuto la punizione per Toni, il pallone sfila, attenzione Božinov, il tocco in diagonale ed è pareggio! Il pareggio della Fiorentina ancora con Valery Božinov, quinto centro in campionato per lui sull'assist di testa di Toni, sfugge a Couto e batte Bucci in uscita. Controllo di Toni, il tocco in mezzo, Jorgensen sponda, attenzione al sinistro di Montolivo, si salva Bucci, palla viva, Jimenez di tacco, arriva ancora Montolivo, dalle retrovie il tiro, salvataggio di Bonera, Jorgensen, 3-2, Fiorentina in vantaggio, terzo minuto del secondo tempo, completato il sorpasso con il sesto gol in campionato di Martin Jorgensen. Pazienza, recupera, il tocco è per Fiore. Fiore ha di fronte a sé Pasquale, le finte di Fiore che mette in mezzo con il sinistro, deviazione, Toni fuori. Ancora Pasquale con il sinistro, la deviazione di Dainelli, Jimenez, 4-2, il gol, il secondo in maglia viola del centrocampista cileno ex Ternana che chiude il match. Mischia in area, è pronto Morfeo con il sinistro, palla morbida, Ferronetti di testa traversa, vicino al gol del 4-3 il Parma. Punizione severa per la formazione di Beretti, intanto il pallone lungo per Corradi che non aggancia sul lancio di Morfeo, poteva accorciare le distanze Bernardo Corradi, non c'è più tempo però, arriva il triplice fischio di Paparesta, Fiorentina batte Parma 4-2.